il tocco poi a destra, il tentativo di 1-2 da parte dell'Inter con Hakimi, il retropassaggio che in becca Benzema che va tutto solo in porta e segna il gol del vantaggio del Real Madrid. Benzema, regalo di Hakimi, abbiamo detto uno dei giocatori più attesi perché è nato a Madrid, perché è cresciuto nel... Il pallone che viene messo al centro, vediamo il colpo di testa, Sergio Ramos, sono due, il raddoppio dell'Inter ha segnato, se della Real Madrid, chiedo scusa, ha segnato Sergio Ramos, impeccabile lo stacco di testa, ma la difesa dell'Inter, ci saremmo da dire dove era, perché sul colpo di testa Sergio Ramos ha avuto la possibilità di saltare più in alto di tutti. Lautaro Martinez la riapre e c'è un pallone messo al centro, Lautaro Martinez che calcia con il destro e al 34esimo minuto rimette in partita l'Inter. Poteva essere una mazzata, un colpo del KO quello di Sergio Ramos, invece questa difesa della Real Madrid che si mette in linea non è il massimo, tacco di Barella, girata di Lautaro Martinez, ancora il controllo, Perisic, tiro, pareggio, ha segnato Perisic per l'Inter, quindi il gol del pareggio al 67esimo minuto, ossia 22esimo della ripresa, ha segnato Perisic al giocatore, interviene Rodrigo e segna il gol del Real Madrid. Rodrigo ha segnato riportando in avvantaggio il Real Madrid, e il Real Madrid bisogna accettare